Buongiorno. Buongiorno, ciao Gianfranco. Ci vuoi dire qualcosa, Andrea? No. Come sta andando? Beh, comunque penso sia importante perché è la prima volta, vedo un sacco di gente e questo è positivo. Naturalmente sì, bisogna pensare che la prima manifestazione dopo tante assemblee pubbliche, la manifestazione è una cosa diversa rispetto alle assemblee pubbliche. Questa è una vera novità. È una vera novità. Comunque, insomma, bene che ci sia tanta gente, bene che ci siamo in tanti e speriamo che qualcuno ci ascolti. Vedo che siete presenti anche voi, l'unico partito, ricordo, che è sceso chiaramente in campo contrario alle centrali. Sì, sì, la nostra attività, insomma, è sempre stata improntata a informare la cittadinanza. Abbiamo fatto assemblee pubbliche, ne abbiamo fatto tre, abbiamo fatto un sacco di volantini distribuiti in tutti i comuni del territorio e abbiamo fatto però anche un'attività in consiglio provinciale, in consiglio regionale al fine di far ascoltare la voce dei cittadini, dei comitati e anche la voce naturalmente del nostro partito. Ma soprattutto voglio dire che noi siamo stati improntati, la nostra azione è stata anche a quella di far ascoltare i comitati. Infatti tramite la nostra azione i comitati, anche tramite la nostra azione i comitati hanno potuto anche essere ascoltati in Commissione Ambiente e in Consiglio regionale, che è stato un successo per noi ma penso che anche per i comitati. Sì, Patenò ha fatto un gran lavoro. Sì, bene, ha fatto Patenò anche grazie al circolo e alla cooperazione col circolo, tra il circolo e i comitati. Bene, ti ringrazio. A te.